In questi giorni si parla tanto di manifestazioni no vax e no pass che stanno bloccando i centri di alcune città. Immancabilmente, quando interviene la polizia, ecco che c'è sempre chi denuncia abusi. E siccome una volta che l'abuso è avvenuto è difficile dimostrarlo se non si hanno delle prove video, ecco che allora qualcuno di voi in questi giorni mi ha chiesto se si può filmare un poliziotto durante una manifestazione no vax o no pass. Cerchiamo di fare il punto della situazione. Se vi interessa questo argomento e tutto ciò che ruota intorno ai diritti del cittadino nei confronti della polizia, iscrivetevi al canale, azionate la campanella degli avvisi per restare sempre aggiornati e sigla! Questa è la legge! Entriamo subito nel cuore del discorso, almeno per quanto riguarda la questione da un punto di vista generale. Non c'è alcuna legge che vieti di riprendere la polizia quando è nell'esercizio delle proprie funzioni. Lo ha detto anche l'autorità garante per la privacy. I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono sempre essere fotografati e filmati, a meno che non vi sia un espresso divieto dell'autorità. Non ci sono dubbi. Quindi è legale firmare gli agenti delle forze dell'ordine purché non vi sia un divieto. Ora uno si chiede, ma quando è che c'è questo divieto? Chi me lo deve dire? La polizia stessa? E allora hai voglia, ogni scusa sarà buona per vietare di filmare. E no, il divieto deve essere ragionevole e soprattutto motivabile. Non è solo perché così abbiamo deciso oppure così vogliamo, ma ci devono essere delle valide ragioni. Ad esempio potrebbe essere proibito riprendere i poliziotti mentre eseguono la cattura di un pericoloso latitante, oppure mentre stanno agendo sotto copertura per arrestare un criminale. In tutti gli altri casi deve ritenersi perfettamente legale filmare la polizia mentre svolge il proprio servizio. Quindi nulla vieta di riprendere gli agenti delle forze dell'ordine mentre effettuano un controllo, ad esempio una perquisizione in casa propria. È infatti lecito fare una ripresa nel proprio domicilio privato. Se invece si tratta di una dimora altrui, allora per la ripresa è necessario il consenso del proprietario di casa. E ora veniamo a noi. Da quanto vi ho appena detto, è chiaro che è legale filmare la polizia durante una manifestazione no vax o no pass, ad esempio mentre garantisce il rispetto dell'ordine pubblico o mentre utilizza gli idranti contro i manifestanti, mentre tenta di disperdere la folla. Peraltro del potere della polizia di disperdere la folla di manifestanti vi parlerò in un altro interessante video che vedrete a brevissimo. Non sarebbe lecito fare le riprese se invece vi fosse un espresso divieto delle autorità, come ad esempio il divieto proveniente dalla prefettura al fine di evitare disordini. Ma difficilmente potremmo immaginare una motivazione plausibile, tanto più se la polizia è costretta all'uso della forza. Ricordate infatti che la Costituzione impone alla pubblica amministrazione di agire con trasparenza e imparzialità. Quella stessa trasparenza che vieta azioni nascoste o riservate, che non possano essere controllate dalla collettività e quindi contestate. Il fatto che sia legale riprendere la polizia mentre è in servizio non significa che sia lecito poi diffondere il video ottenuto. Per la legge italiana, infatti, è una violazione della privacy divulgare le immagini di una persona senza il consenso di quest'ultima. In altre parole, è sempre illegale pubblicare o diffondere contenuti come foto o filmati in cui è possibile identificare i soggetti ritratti, a meno che questi non abbiano prestato il proprio consenso oppure non si proceda a renderli non identificabili, ad esempio con il pixelato o l'oscuramento dei volti. Questo significa che anche se potete filmare un poliziotto durante una manifestazione contraria al vaccino o contraria al Green Pass, non potete poi pubblicare le immagini così ottenute. Queste regole sono del resto le stesse di cui vi ho parlato in un precedente video per le riprese e le fotografie effettuate in luogo pubblico, come ad esempio in piazza, per strada, durante una manifestazione aperta a tutti o un comizio. Pertanto, poco importa che le forze dell'ordine operino in luogo pubblico, non è possibile riprendere i soggetti senza il loro consenso e poi divulgare le immagini. Tanto più se le riprese rendono identificabili i soggetti stessi coinvolti. Pensate a un numero di targa o a un particolare aspetto fisico. Quindi, se la polizia commette un abuso,
potete conservare il video per voi e poi potete eventualmente utilizzarlo per fare una denuncia alle autorità, ma non potete diffonderlo sui media, non potete caricarlo su Facebook, Instagram, non potete girarlo su WhatsApp e chi più ne ha più ne metta. Ora so che vi direte: è la televisione che fa le riprese e poi le trasmette? Ecco, avete beccato l'eccezione. Il divieto di pubblicazione trova un limite nel diritto di cronaca dei giornalisti, ma ricordate che un blogger o il titolare di un account su un social o di un canale YouTube pieno di follower non è un giornalista, quindi per lui c'è una sola possibilità di pubblicare il video: oscurare i volti e i dati come le targhe. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.